Il vino di cui ci parlava prima il signore, l'argomento che tratterò oggi non sarà così piacevole. Di solito mi dicono che faccio addormentare le persone, può anche essere, ma d'altronde dovendo fare un ragionamento tecnico è quasi inevitabile. Io adesso ho preparato delle slide che non spaventatevi perché sono molto tecniche, portano formule, portano. Aiutano anche me, cioè per spiegare, per seguire un percorso, perché la materia è abbastanza complessa e quindi ha bisogno, cioè uno non è che può imparare, poi non sono abituato a leggere e scrivere, quindi ho bisogno anche di questa traccia. Diciamo che tutto si sviluppa su 3-4 aspetti che riguardano la tariffa. Cioè, il primo, a parte l'introduzione, è quello della struttura della tariffa, come si arriva quindi con il metodo tariffario a determinare la tariffa. L'altro aspetto di cui vi parlava prima qualcuno, al quale avevo dedicato una slide, ma che è importante per le azioni che vorremmo fare in futuro anche nella logica della ripubblicizzazione del servizio, che è il valore residuo. Un'altra parte è, perché la tariffa si divide in questo modo, la struttura della tariffa, il valore residuo e il corrispettivo del servizio, cioè che è l'applicazione della tariffa rispetto all'utenza, sulla quale poi ci sono delle cose interessanti. Io tra l'altro ho preparato, essendo avrà ho preso la tariffa, perché ho visto che la provincia di Cuneo è una provincia ancora abbastanza complessa e abbastanza lontana rispetto al gestore unico, anche se mi si diceva prima che è una delle prime province, mi sembra che sia una delle ultime, perché il gestore unico è molto sviluppato in altre regioni, ma anche nella regione Piemonte. Poi ci sono delle isole strane che hanno questa situazione. Però visto che in provincia di Cuneo ci sono 8 società, 7-8 società, 4 in più che sono in salvaguardia, quindi è tutto. Però per dovere di ospitalità ho fatto l'elaborazione di una tariffa per capire l'applicazione diretta e concreta che cosa produce, e l'ho fatto con le tariffe della società Agda che gestisce il comune, 100 comuni più compreso il comune di Cuneo. Quindi ho preso quella che rappresenta il capoluogo in provincia, perché non potevo farle tutte 12, se no diventava impossibile. Diciamo che è noto tra l'altro su molti uffici d'ambito, compreso quello di Cuneo, che la norma importante sulla quale credo che dobbiamo fare una battaglia, che è il decreto legislativo 33/2013, che è quello sulla trasparenza, viene rispettato in modo molto personalizzato e soggettivo. Cioè, ad esempio, io ho cercato in piani d'ambito, perché ho voluto fare anche un paragone con la provincia di Cuneo, rispetto alla struttura, alla determinazione della tariffa, quindi al piano d'ambito della provincia di Cuneo, essendo qui, ho trovato l'ultimo, quindi quello dell'anno scorso, che però mi parte dal 2018, vabbè, è significativo ugualmente, ma mi sarebbe piaciuto avere anche quelli precedenti che non sono più disponibili, e questo è abbastanza assurdo, perché se uno deve fare uno studio deve vedere anche quelli precedenti, non solo quelli in prospettiva. Sull'ufficio d'ambito non ci sono le tariffe, non sono pubblicate, bisogna entrare all'interno delle singole società per trovare le tariffe, e anche questo è sbagliato, perché la società potrebbe farmi la tariffa che vuole, è l'ufficio d'ambito che mi deve consentire di controllare se la tariffa è coerente con quella applicata rispetto a quella approvata. Tenete presente che le tariffe e tutte le operazioni conseguenze delle tariffe devono essere approvate dall'ente di governo del servizio, quindi dall'ufficio d'ambito. Quindi è assurdo che le tariffe devono essere approvate, i conguagli devono essere approvati, tutti devono essere approvati, ma sull'ufficio d'ambito non
Tenete presente che, tra l'altro, il metodo tariffario, questo diventa abbastanza importante, io sto cercando di fare uno studio su tutta la situazione nazionale, quando riuscirò a farlo, perché anche per una parte l'ho fatta, e devo dire che quelli che rispettano integralmente il metodo tariffario, direi, possiamo contare forse sulle dita di una mano. Nel senso che qui ognuno fa quello che vuole, ma ognuno fa quello che vuole non solo rispetto al metodo tariffario, ma anche con le leggi. Cioè, noi abbiamo, per esempio, poi lo vedremo dopo, faccio una breve introduzione per capire anche una problematica che si legata. Noi abbiamo un decreto legislativo, che è il testo unico ambiente, che prevede in un articolo specifico, il 154, che le utenze domestiche devono essere modulate per scaglioni, perché ci deve essere una tariffa agevolata che deve garantire il costo, un costo agevolato per le utenze domestiche, per i consumi essenziali. Poi noi come comitato ci battiamo perché questa fascia sia gratuita, però il metodo prevede e la legge prevede un'agevolazione. Tenete presente che ci sono molte situazioni dove lo scaglione e la modulazione non viene nemmeno fatta, nonostante sia prevista dalla legge. Oppure fanno finta di farlo? No, non lo fanno. Noi abbiamo una tariffa agevolata. Ma in alcune situazioni non lo fanno. Abbiamo un ricorso al TAR che discuteremo in Lombardia Milano il 9 maggio, dove provincia di Sogno non è stata applicata. Devo dire che io ho fatto una perizia, lo citerò, magari mi capiterà, il controperito, cioè il perito di parte è un torinese, è un collega mio torinese, col quale gli ho fatto un'ultima replica molto pesante e cattiva, perché non si può, per esempio su questo fatto, dire vabbè, ma se una struttura non è organizzata per determinare gli scaglioni, la legge non si può applicare, no, la legge si applica comunque, se uno non è organizzato si organizza. Se noi partiamo dal presupposto che la legge la applico solo se sono in grado di applicarla, scatta un principio che veramente non ci porta lontano. Poi lo citerò per un altro episodio che mi ha fatto particolarmente irritare. Però questa è la situazione generale, quindi anche sulla tariffa qui c'è una grossa disputa, la vedremo. Io sto portando avanti un discorso sul fatto che le tariffe sono discriminatorie e lo vedremo col caso proprio che ho fatto, che ho detto prima, del comune di Cuneo, quindi di Agda, dove si vede che sono discriminatorie, perché la tariffa, cioè sia per il metodo tariffario sia perché i gestori degli uffici d'ambito hanno poca sensibilità a questo aspetto, e di fatto le tariffe fino ad oggi non ho trovato neanche una che si possa definire corretta. E tra l'altro lo vediamo adesso, perché vedo ARERA è la nuova autorità di cui Mariangela Sole sta facendo le battaglie, che non condivido fino in fondo perché è un disastro. È di fatto la vecchia autorità energetica, sì. È più facile dirlo anche a Lera, tutto sommato, che è la stessa struttura che ha solo cambiato nome, perché dal 1 gennaio 2018 entra nella sua competenza anche i rifiuti. Quindi il nome è che funziona. Tra l'altro, cosa stranissima, ARERA gestisce anche il teleriscaldamento, il servizio di teleriscaldamento, quindi lo gestisce, lo regola, ma il teleriscaldamento non è servizio pubblico e quindi non dovrebbe nemmeno essere di sua competenza, anche se il teleriscaldamento sarà un grosso obiettivo di business per il futuro, sul quale molte società ci stanno giocando.